Come testimoniato dal revisore dei conti, gli atti del Comune di Sabbioneta sono tutti legittimi, sono tutti operativi e sono tutti al servizio del bene dei cittadini di Sabbioneta. Triste è stato dover rispondere ad attacchi personali che comunque mi lasciano sereno, e mi lascia sereno il fatto che il gruppo di Sabbioneta davvero sia unito, sia compatto e sia al lavoro per il bene dei nostri cittadini di Sabbioneta e di tutte le sue frazioni, di tutto il nostro territorio. Ci aspetteremmo dalle minoranze un atteggiamento diverso, un atteggiamento che abbiamo provato a stimolare in tante occasioni, di confronto, le quali i consiglieri di minoranza hanno scelto e hanno preferito non partecipare in passato. Speriamo che la loro attività amministrativa nel prossimo futuro possa essere improntata al bene di Sabbioneta, al bene del nostro territorio. Perché le cose da fare sono tante e c'è bisogno di tutti, e sicuramente non di perdere tempo, con questi formalismi che nulla di positivo possono apportare ai sabbionetani e alla nostra città.